Connessione eseguita. È connessione eseguita. È la prima volta nella mia vita che mi succede una roba del genere. La prima volta nella mia vita che OBS si disconnette. È crashato OBS. Con tanto di pop-up di Windows, disconnessione e OBS è crashato. Ciao. E Windows mi scrive sempre ciao alla fine delle cose. E poi è tornato. Siamo tornati. Funziona tutto? È tutto bello? Tutto bello? Beh, non era bello neanche prima, quindi. Connessione instabile, me ne rendo conto, signor Twitch, ma non penso dipenda da me. Adesso qui è verde, dovrebbe diventare verde anche lei, signor Twitch. Se si allinea a OBS mi fa un favore. Cosa dice? Secondo me nell'ultimo episodio c'è un grande problema, cercherò di spiegarlo senza spoiler. Se ben ricordate, Luxasta molte volte il party letteralmente si divideva pur avendo un obiettivo comune in modo tale da coinvolgere tutti. In questo caso il master aveva buttato spunti ad ogni giocatore, ad esempio il mosaico, ma in un modo o nell'altro non sono riusciti a gestire ciò che volevano fare. Sì, lì si sono incasinati da soli, non voglio entrare nello specifico dell'ultimo episodio perché è uscito da una settimana, oggi non so se esce quello nuovo oppure no, non mi sono aggiornato, ma in teoria uscirebbe. Ah, è esploso Internet Mondo? È proprio esploso Internet nel mondo? Benissimo. Benissimo, nel 2022 ancora crasha internet. Bello. Qui continua a dirmi molto instabile. C'è proprio Twitch che bestemmia anche lui. Vabbè. Ci accogliamo. Dobbiamo fare. Quindi per una volta non è il mio cellulare che si è incasinato. No, sembrerebbe di no. Allora, sì, nell'ultimo episodio hanno fatto un po' casino. In realtà è Luxastra. Nella mia visione delle cose abbiamo un obiettivo comune, non è che ci dividiamo di modo da coinvolgere tutti, perché sono capacissimi di coinvolgersi anche quando sono in 6. Ad esempio, appunto, ci siamo arrivati durante il rewatch in tutta la parte dove non c'è ancora il gruppo B, quindi c'è ancora Andros nel gruppo, sono sempre stati in 6, e tutta quella parte lì del viaggio onirico e così. Assolutamente omnicomprensiva di tutto il party, sono tutti super, super partecipi, super integrati, quindi non è quello. Piuttosto si dividono per strategia. Ok, io posso fare questo, voi potete fare quell'altro, cioè cerchiamo di ottenere il più possibile, che è probabilmente l'unica cosa logica in D&D che ti può portare a dire ok, dividiamoci per ottenere più indizi possibili, nella speranza di siamo al sicuro, non ci attaccheranno e quindi non sei in un'inferiorità numerica. Allora, domanda curiosa e sfiziosetta. Che è successo, raga? È morto internet. Il web. Morto. È risorto. Come Gesù. Tutto. Però molto più veloce. Molto più veloce. Perché c'è la fibra. Cioè, Gesù, 3 giorni, 56k, ci vuole il tempo che ci vuole. E invece adesso ho la fibra, quindi è morto, morto, subito. Di secondi è già tornato. Meglio, progresso. Questo è il progresso. F. Ok, nella speranza che Twitch non ci banni per queste battute un po' blasfemelle, mi dissocio da questo paragone. Però era calzante. Però era calzante. Era calzante, secondo me. Cioè, funzionava tutto alla perfezione. Vi chiedo, signori, vi chiedo, secondo voi, ciao Wander, secondo voi, perché? Allora, sto cercando di sviluppare la domanda. Secondo voi perché c'è questo meme che in D&D è follia dividersi e perché invece, ad esempio, se lo facessero appunto per rimanere in topic in Navigavia, quindi in 7C, il problema non sussiste. Cioè, ti puoi tranquillamente dividere, puoi anche fare intere scene con tutti che sono da parti diverse e ce la giochiamo molto easy. Potrei dirvi anche altri giochi, ma uno non so se li conoscete, due. Ok, rimaniamo in topic. Rimaniamo in topic. Perché in D&D è follia e in 7C invece si può fare? Qual è la logica alla base che rende tutto così spicy, secondo voi? E tutto questo. Ah, ma ci sarebbe una soluzione molto semplice in realtà. Mi basterebbe guardare se è uscita la. Ah, ma io oggi volevo. Sono scemo. Io volevo guardare il video di The Gobbies anche oggi con voi. Adesso ve lo chiedo poi se volete vederlo.
C'avevo anche un'altra roba, avevo un miliardo di cose. No, non mi sembra che ci sia la premiere dell'episodio, quindi non penso che oggi... No, c'è. 19, oggi c'è tutto. A posto, siamo... C'avevo il dubbio, ma sti cazzi. Bellissimo. Perfetto. Allora. Parlando di Luxasta, pensavo in questi giorni, dove è finito Tommy? Chiuso tutti i canali, tornerà mai? Mi sembra di aver sentito... Allora, non è andato una volta in studio, ma mi sembra durante una live. Durante una live hanno proprio chiesto come sta Tommy, una cosa del genere, durante un Overwatch. E se non mi ricordo male, sì, mi ha detto che in questo momento Tommy è uber preso dal... Mi sembra gli esami, perché effettivamente eravamo in periodo esami. Stava dando un esame super importante, e aveva cominciato a lavorare part time, esatto. Quindi Tommy semplicemente studia e lavora. Che voi ci crediate, anche quando si spegne la cam e si va off screen, c'è tutta una vita da vivere. Cioè, i giorni vanno avanti, la gente deve fare cose. Sì. Quindi Tommy è vivo. Cioè, non è morto, insieme è vivo, ha fatto avanti la sua vita, tranquillo. Sapete che c'è? Se riesco a incastrarla, mi avete dato un'idea, mi piace molto. Se riesco a incastrarla, nelle prossime settimane vi porto in live Tommy per una chiacchierata di un'oretta, non so il tempo che riesce a dedicarmi. E gli chiediamo proprio, non tanto perché non mi piace farmi gli affari degli altri a me, cioè non voglio chiedergli cosa farai adesso, molli tutto, però gli vorrei chiedere un po', ok, com'è stata l'esperienza? Che cosa ti ha portato? E da qui in avanti... Cosa ti senti che è tuo interesse continuare a coltivare? O cosa invece hai detto, ok, è stato bello, mi porto a casa questo, ne faccio tesoro, basta, ciao. Così, il suo feedback dal... non voglio dire sono stato dentro Entail, penso che Tommy sia ancora dentro Entail. Però sono stato dentro Luxaster, ho vissuto la nascita di Entail, mi porto a casa questa roba. Un dietro le quinte. Se vi intriga, la organizzo. Allora, perché in D&D combatti molto e se non sei in gruppo le pigli. È un modo. Secondo me c'è un'altra lettura un pochino più pratica, diciamo così. Molto in linea, è molto vicino. Secondo me perché alcuni master fanno fatica a gestire due o più parti insieme e a capire il ritmo giusto per far giocare tutti il tempo giusto, verissimo. Questo è un motivo per cui non splittare il party, ma non necessariamente imputabile a D&D, cioè in qualsiasi gioco il master deve avere un po' di elasticità, per cui ok, adesso avete parlato un po' voi, rispostiamoci di là, adesso ritorniamo di qui, un po' in tutti. Poi D&D è molto meccanico, certo, D&D la matematica è più preponderante. Sì, ci stiamo avvicinando. La live continua a saltarmi, non capisco se è un problema mio o di Twitch. Vi hai risposto alla mia critica? Perché se vuoi nel dubbio la riscrivo. Riscrivimi alla Mago, che magari me la sono persa. Perché a giocare come si gioca da ragazzi veri young, le trame sono un macro tema combat oriented, quindi il dividersi è poco incentivato. Giocando con trame più navigate... Le cose cambiano, è un metagame da inserire nel contesto di gioco. Io avrei una risposta, può essere assolutamente verissimo, dipende tanto ovviamente dallo stile del tavolo con cui stiamo giocando. Io avrei una risposta molto più pragmatica, molto più, ok, conti alla mano, secondo me per questo motivo qua. Ma una giocata in stile Aliens o Things in Space con Tommy? Ma sarebbe molto figo. Oddio, dipende se Tommy conosce Aliens o Things in Space, io in primis dovrei farmi un bello ripassone di entrambi. Soprattutto dipende se Tommy ha tempo per farsi una giocata, perché non è più una chiacchiera di un'oretta e mezza, ma è un ok, vieni live, giochiamo 3 ore, in più c'è tutto, organizziamoci il party e sentiamoci, facciamo i PG. Dipende, ma se volesse, volentieri. A me piace molto Tommy come giocatore. A me sembra tanto cattivo il fatto che lui non possa più rientrare in alcun modo. Allora, lo capisco, Stefanenku, ma se questi erano i patti, funziona così. Non è cattiveria.
Capisco che vista da fuori tu possa dire, ma mamma mia che cattiveria, ma non lo è. Cioè, se l'accordo è il Luxasta, tu hai il tuo PG, se il tuo PG muore non puoi più comparire in Luxasta per un discorso di, diciamo, brand identity, così è. Tutti lo sapevano fin dall'inizio, non è cattiveria. Abbiamo stabilito delle regole e portiamo avanti. Certo, tosta come regola. Diciamo che capisco il ragionamento che probabilmente c'è dietro, non lo condivido, nel senso che il ragionamento che ci vedo io è un... Se Tommy compare a schermo, il pubblico lo associa immediatamente a Leto. E Leto non è lui, non è più Leto, adesso è un altro personaggio. Non vogliamo questa roba. Se tu compari a schermo sei quel personaggio è morto, in Luxasta non compari più, fine. È una scelta, diciamo, autoriale. Diciamo che è una scelta autoriale. Visto il respiro che permette di avere Luxasta, secondo me non condivido, nel senso io non ci vedo il problema. Cioè, come Tommy gioca... no, come in... come Andros fa Rendar e poi gioca Jeltan, mi sembra che si chiamasse, in Armored Soul. E io non vedo Rendar in Armored Soul. Vedo Jeltan dopo un secondo di gioco, perché comunque mi rende il personaggio, c'è la grafica, c'è tutto un'impostazione, un template diverso, quindi mi calo anche io spettatore nel mood, mi lascio guidare. La stessa cosa potrebbe succedere tranquillamente in Luxaster, magari con la cura di non fare un personaggio simile a quello che hai già fatto. Quindi ok, ti è morto un Kiriko, fra virgolette, non giochi un altro Kiriko, non giochi un altro umano, ok, non giochi un altro inquisitore, ok, cambia completamente tematica. Cioè, porta un personaggio molto diverso, così che non ci si possa confondere. Non ci sia nemmeno un richiamo a... Non giocare un personaggio eco di quello che è morto. Questa potrebbe essere una buona regola. Però non ci vedrei il problema. Ma... Te le faccio io le regole. Così è. E... Vabbè. Si prende atto. Fine. Vai, rispettata la regola. Grazie mille, Capitan Barabba, che regala 2 abbonamenti. Mi raccomando, signori, ringraziate buon Capitan Barabba. Supporto incredibile del canale. Bella intervista spicy. No, vabbè, sarebbe una chiacchierata, perché non si vorrebbe inquisire nessuno. Differenza tra libro, D&D e film. La storia nei libri è molto più direzionata e deve rimanere in dei capitoli. Se come parti ti dividi, perdi molto della storia, non sai se puoi recuperarla. Nel film ogni PG ha la sua storia personale. Non sono molto d'accordo, Sono molto d'accordo. È una visione molto Marvel quella che mi stai portando tu, dove effettivamente ogni personaggio ha la sua storia. Di norma non è così. Cioè sì, di base qualsiasi personaggio, anche l'ultima delle compassate, avrà la sua storia da raccontare, ma non tutte vengono raccontate. E non tutte hanno ovviamente lo stesso minutaggio a schermo. Il protagonista ne avrà sicuramente di più del coprotagonista, dell'aiutante, fino ad arrivare all'ultima compassata che passa dietro, chiacchiera col barista e se ne va, e non sappiamo mai nemmeno come si chiama. Quindi ni. Secondo me. Fatto bene. Ma tu ti immagini se un giorno lontano incontreranno il vero Leto e si troveranno a fronteggiarlo in fazioni diverse? Metti che essendo di base buono devono portarlo dalla loro parte. Sarebbe un trip mentale assurdo per chi segue. Ma non mi aspetto una roba molto lontana da sta cosa qua. Secondo me si arriva più o meno lì. La trama di Leto è abbastanza intricata. Parlando dell'ultimo episodio, che tutti avevano un obiettivo, ma non sono riusciti a gestirlo. No, ti ho risposto, Mago. Ho detto che secondo me non avevano tutti lo stesso obiettivo. Cioè, sì, avevano tutti lo stesso obiettivo, non particolarmente delineato. Anche lì, cioè, se nel momento in cui stiamo facendo il piano, anche in quel caso facciamo cacciare, come giusto che sia, perché stiamo giocando 7C, bla bla bla, ma non... Cioè, in quel momento secondo me ci sarebbe potuto stare tranquillamente un momento di puro meta dove non interpreto più il mio personaggio, esco, sono io al tavolo e dico, ok raga, questo è il piano, è tutto chiaro per tutti? Sì, ok, torniamo in character. Lì invece sono rimasti sempre molto in character, quindi Bacto faceva Bacto, John faceva Matt, eccetera eccetera, e quindi non si sono realmente organizzati, si sono solo detti, ok, vogliamo ottenere questa cosa, la faremo così, ma molto campata per aria, infatti poi non l'hanno fatto. In realtà Tommy potrebbe rientrare con un altro Leto.
Sarebbe curioso. Sarebbe curioso, non so quanto funzionale, ma sarebbe curioso. Cioè, si potrebbe fare, ma molto in stile, secondo me, Luxassas Chronicle. Quindi, ok, sì, lo fai, ma non è stabile. Perché comunque anche il gruppo stesso si dovrebbe fare delle domande, non è che te lo accolli soltanto perché, ah, vabbè, abbiamo già avuto un Leto, averne un altro cosa cambia? No, che il cazzo, chi sei? Cosa stai facendo? Come mai sei qui? Perché sei uguale al nostro amico? Poi D&D è matematico, un numero X da raggiungere, in più ci provi, più probabilità hai di ottenere successo. Adesso torno anche sulla domanda, non la lascio scoperta, eh. Oggi vi vedo belli, belli attivi in chat, quindi cerco di starvi dietro. Per esempio, Moriva, quello lì, che fanno? Si tolgono tutti i suoi spettatori? Beh, ma dopo 3 stagioni quelli che volevi convertire li hai convertiti. Non so quanti stiano ancora lì solo per vedere Sara. Anche perché un modo per constatare questa cosa sarebbe vedere se gli episodi solo gruppo B hanno un calo sufficientemente drastico di spettatori da dire ok, qua c'è un calo perché tutti quelli che seguono Simo, Gian, Sara non lo guardano. Ma non penso, sinceramente. Cioè una certa, ok, entro perché seguo il mio o la mia content creator che mi piacciono particolarmente, ma poi se rimango e mi accollo 3 sessioni di episodi da 1 ora e mezza, 2 l'una, perché mi piace innanzitutto, perché mi sono appassionato al progetto in generale. Quindi ok, sì, mi dispiace che non ci sia più Sara nel caso, però il smetto di guardarlo perché non c'è più lei, boh, è un po' immaturo. Cioè a quel punto ti sei subito 3 sessioni, 3 stagioni per cosa? Se bastava così poco a staccare. Sembra un po' me. Credo che il non ritorno dei player possa essere legato al non rimedio alla morte in game. Ma non penso, non ci vedo questo nesso così stretto. Può essere, però non credo. John faceva mette un meme a sé, certamente. Non sappiamo tutti, ma l'ha detto anche Matt stesso. Ha detto anche Matt stesso che in John c'è tantissimo di lui. Credo che la scelta di non poter tornare sia stata più una scelta per dire ai giocatori di aver paura della morte, visto che il mondo di Luxas è spietato. Questa potrebbe essere una chiave di lettura. Questa potrebbe essere una chiave di lettura dell'ok, sfruttiamo il meta, non in senso negativo, ma pure meta del... Vi sto dicendo, il mondo è un posto spietato. Per trasmettervi questa spietatezza, per trasmettervi il c'è mortalità in gioco, vi dico, se ti muore il PG è addios. Quindi sì, rompo quel meta del ok, se mi è morto il PG mi dispiace, il mondo è un posto brutto e cattivo, entro con un altro PG e vaffanculo al mondo. No, non entri, hai finito di giocare. È il permadeath. È il permadeath di Diablo, per dirne uno. Questo può essere un buon nesso. Ormai non esistono più i fan di Sai, ci sono solo i fan di Sheeran. No, non è vero, per me non è vero. Ma come non è male, eh? Se ci fate caso, guarda come colgo il link incredibile, è esattamente quello di cui parlo nel video. Se tu puoi essere super affezionatissimo a Cuero Lili, al progetto Cuero Lili, a tutto quello che fa Sai, a seguirlo, a tutto quello che fa, comunque non mi aspetto che nel momento in cui lei entra in Intel converte il 100% del suo pubblico, perché il gioco di ruolo non è per tutti. Ci sarà della gente che... Ci saranno 3 fazioni. La gente che la segue in tutto e per tutto, quindi la seguite anche in questa roba qua, ha scoperto una roba che il che non conosceva, magari che conosceva, gli piace comunque di base il gioco di ruolo, scopre che gli piace, quindi rimane. La gente che la segue in tutto e per tutto, quindi arriva, scopre, non gli interessa, non gli piace, non gli interesserà mai più il gioco di ruolo una volta che lei lascia il progetto, ma continua a seguire perché segue lei, perché è super fidelizzata. E ci sarà la gente che super fedelissimo, mica fedelissimo, non gliele batte una fava e quindi non sono neanche mai entrati in contatto con Luxas, con Intel o con qualsiasi cosa legata al gioco di ruolo. Sarebbe interessante se una coppia di Leto spuntasse. Ma perché siamo finiti a parlare di Luxas? Di Tommy.
spuntasse nel gruppo B, considerando che Renda non sa che quello che ha conosciuto lui è morto. Hanno modo di comunicare i due parti. Non mi ricordo con che rapidità, ma comunicano tra di loro. Non sono ognuno per sé. In tutto questo, la mia riflessione sul dividere il party è che, secondo me, allora, la mia giustificazione del sì, hanno una sending stone praticamente. La mia giustificazione dell'in D&D dividere il party è sempre e comunque follia. È molto semplice, molto pratica. E perché invece in 7C, sti cazzi, cioè. Volendo possiamo anche farlo, ma come in tanti altri giochi, eh. Perché? In Dungeons & Dragons è un po' quello che avete detto voi, eh. È un po' quello che avete detto voi, semplicemente lo sviluppo un attimino. È un discorso matematico. È un discorso matematico unito a un discorso di preparazione del master. Quindi, e con questo vi propongo un'altra domanda, eh. In D&D, io master, mi preparo degli scontri, mi preparo dei mostri basandomi su una cosa chiamata grado sfida. Il grado sfida si stabilisce in base al livello dei membri del party e al numero di membri del party. Oltre al fatto che poi io quando preparo lo scontro dovrei anche tenere in considerazione come si muovono, come giocano, che tipo di poteri hanno, che tipo di vantaggi hanno, di modo che se voglio mettergli una sfida particolarmente ostica e sono tutti caster magici, metterò qualcosa di particolarmente forte contro la magia, se invece sono tutti super fisici, metto qualcosa che ha resistenza a tutti i danni fisici. Se invece io voglio semplificare le cose, il contrario o semplicemente neutro. Ciò detto, se io, master, mi preparo ho un party di 5 persone livello 5, poi dico ok, 5 persone livello 5, secondo me, tre mostre in grado sfida a 7 li gestiscono. È una sfida abbastanza equilibrata. Abbastanza equilibrata, non c'è una mortalità particolarmente folle, a meno che non facciano veramente delle stupidaggini, ma allo stesso tempo non è uno scontro particolarmente difficile perché comunque sono in inferiorità numerica i nemici, quindi se sfruttano, soprattutto se stiamo giocando con il fiancheggiamento vantaggio e così, se lo gestisce abbastanza easy tutto sommato. Esiste, sì Stefano, esiste una formula del grado sfida, ma secondo me non è una scienza esatta, cioè va molto a sensibilità del master, a esperienza, al party stesso, perché è un grado sfida su un tipo di party. Lo stesso grado sfida su un party in cui hai dentro tre paladini non funziona allo stesso modo, perché ci sono comunque delle classi più broken delle altre che ti rompono proprio, rompono tra virgolette il gioco e quindi vanno gestite in un certo senso. Inoltre, appunto, teniamo sempre il discorso del paladino del chierico. Grado sfida incredibile, super potente, difficilissimo. Per un party normale, in un party in cui già c'è un paladino, se il grado sfida è costituito da creature non morte, il grado sfida scende automaticamente nel momento in cui ho un paladino o un chierico che ha scacciato i non morti, o ho un paladino appunto che con Divine Smite fa un botto di danni ai non morti, quindi non è una formula esatta, non è semplicemente a calcolo e così via, andrà sempre bene, no. Devi un po' aggiustarla tu anche in corso d'opera. In questo caso, secondo me, dividersi in D&D appunto è follia, perché se il master ha previsto uno scontro, e io non lo posso sapere, e ha calcolato un grado sfida, siamo in 5, di livello 5, quindi tre mostri di livello 7, e noi 5 di livello 5 ci splittiamo, 3 vanno di qua, 2 vanno di là, che siano i 2, che siano i 3, che saranno davanti 3 di sfida livello 7, il tasso di mortalità diventa veramente importante. I 2 sono morti. Cioè, a meno che non fanno un'iniziativa fotonica e non cicciano fuori anche qualche critico, o comunque non sono i 2 più grossi, quindi magari tipo appunto Paladino e Barbaro, se no, cioè se becchi Monaco e Ranger, o Monaco e Ladro, o mago e ladro da soli con livello 5, 2 livelli 5, 3 gradi di sfida 7 sono morti. Proprio cioè male, male, male. Ed è per quello. È per quello che non bisogna dividere i fatti, perché c'è dietro una preparazione. La preparazione è basata anche sui gradi di sfida. Il master non può rimaneggiare il grado sfida semplicemente perché vi siete divisi. Perché non è credibile. Cioè non è che i mostri spawnano in base a quanti siete. No, io ho preparato in questa zona, ci sono questo tipo di mostri che hanno questo genere di sfida. Vi dividete, ve lo è, te lo accolli da solo, mi dispiace.
non rientra nelle cose in cui il master deve rimaneggiare il grado sfida, secondo me. Certo, poi magari puoi essere un pochino malleabile nel master, posso usare la mia azione per urlare a squarciagola nella speranza che i miei compagni mi sentano? Ok, non è un'azione prevista dal manuale di D&D, lo lascio strafare, cioè è una buona idea. O master, voglio lanciare il mio dardo di fuoco per aria in modo tale che l'albero prenda fuoco e i miei compagni o vedano il fumo o comunque possono capire che sta succedendo qualcosa, perché io uso sempre il fuoco, quindi capiranno che sto combattendo. Ok, figata, mi piace, fallo. E entro qualche turno arriveranno a darti una mano. Bello. Il problema non è tanto lo splittare il party, il problema è quello che fa il party quando si splitta. Secondo me in D&D non necessariamente. In 7C ti potrei dare ragione, perché in 7C, ad esempio, rimanendo in topic, tutto questo viene molto edulcorato dal fatto che non esiste grado sfida, esiste semplicemente quanti incrementi hai, e se ti dice bene fai degli incrementi clamorosi, o cioè se ti dice bene fai tanti incrementi o hai dei punti di eroe da spendere, tu la situazione la aggiusti veramente easy. Veramente easy. Cioè, guardi, basti guardare Olivier, che ok, sì, si separa dal suo Sergei, ma tramite il punto eroe lui schiocca le dita e Sergei è esattamente dove lui vorrebbe. Perché il gioco è molto sopra le righe, quindi ti permette di fare queste cose. A meno che il mago non casti slow con iniziativa altra. Sì, deve entrare slow. Deve entrare. Se ti entra lo slow, ok, hai un vantaggio. Si può fare. Però slow è molto forte. Ma anche slip. Ok, prima iniziativa ci attaccano... lì potrebbe essere figo, cioè come scena è molto bella. Ok, mago si stacca un attimo dal gruppo, boh, colpo di testa strambo. Mago di livello 3 viene assalito da 6 goblin. Cioè 6 goblin un mago di livello 3 lo sciolgono. Non importa che lo sfida, ci sono troppi attacchi che ti entrano, tu sei un solo mago. E quindi lì che fai? Sei da solo? Iniziativa? Non è detto che tu superi l'iniziativa di tutti, quindi magari qualcosa lo dovrai pure tankare. Che fai? Ti casti la matura magica così più difficile che ti colpiscono, o casti sonno nella speranza che le addormenti tutti e te la tevi? Nel senso che per una strana legge di Murphy il party splittato tenderà a fare sempre la cosa più pericolosa. Beh, certo, questa è attitudine di vita. È esattamente quello che mi aspetto che dovrebbe succedere sempre, comunque. Nel senso che, l'ho letto, quando leggo dello smite del paladino mi viene sempre in mente in te quando hanno giocato lo starter set e hanno disintegrato il bastone di vetro. Sì. Lì non è colpa di nessuno, è lo starter set. Cioè bastone di vetro non è una grande minaccia. Non è una grande minaccia, ma anche il boss, non faccio spoiler, abbiamo giocato tutta la campagna dello starter set, quindi mi sento di dirlo, ma non faccio spoiler. Anche il boss finale, tutto sommato, non è una grossa minaccia. A meno che non ti dica veramente male, o non facciano dei tiri particolarmente alti, o se no di base, non è una grossa minaccia. Ma come tutti gli incantatori. Cioè l'incantatore, se lo prendi da solo, non è una minaccia. Se lo prendi insieme ad altri, magari in stealth, magari che ti attacca da lontano, ci metto dei turni a raggiungerlo, ok, in quei turni lui fa una sbaglia di danni. Quello è un problema. Ma se me lo metti lì nella mia stessa stanza, chiuso, con delle mura intorno, cioè puoi mettermi tutti i minion che vuoi, appena lo tocco lo sciolgo. Il nostro mago di livello 3 invisibile è andato a girare a caso nel dungeon. Quando ha trovato 10 Yuan Ti, anche se invisibile, il mago è morto male. Sì, anche perché tra l'altro loro hanno tipo la percezione sismica, l'olfatto, cioè non si basano sulla vista quelle bestie lì. Quindi tu puoi diventare invisibile quanto cazzo ti pare, ma... è lì l'ingenuità del giocatore. Il mago sicuramente lo sapeva che non era una buona idea. Il giocatore ha fatto la giocata in cauta, la paghi. Ci sta. Vale. Veramente io stavo facendo la pantomime. Ah no, ok. Ah, c'avevo un'altra cosa da chiedervi. Ma in flusso di coscienza così mi è scappata. Cosa che volevo dirvi? Stava il messaggio di qualcuno. Beh, è splatter se va a contatto con qualsiasi cosa.
che non c'è un Barbaro nello starter set. Non mi sembra ci sia un Barbaro. Sono due fighter, un ladro, un mago. È un chierico. Mi sembra, mi sembra. La settimana scorsa dovevi dare i nomi a due piatti della locanda per cosa hai deciso alla fine, te lo dico subito. Nel mentre che mi riscattano una mascotte disgustosa, eccolo. Fra poco ci dobbiamo salutare, signori. Oggi breve ma intenso. Allora, aspettiamo che adesso arrivano pioggia le mascotte. Oggi breve ma intenso, ci dobbiamo salutare che c'è un treno da prendere per Modena. E se lo perdo è un problema vero. Nel mentre io risalgo al menu, così vi dico il nome esattissimo. È perché abbiamo giocato senza i pregiani. Ah, ok, peccato. Perché secondo me lo starter set va giocato con i pregiani. Almeno a livello di background. Cioè puoi cambiare la classe, il cazzo che ti pare, però il background premeditato che ti propone è importante. Allora, alla fine i famosi gnocchetti sadi al grano saraceno e spinaci fatti a mano in tavella e conditi con burro e salvia e pecorino romano DOP o ragù bianco di cinghiale all'ippocrasso proposti dal gentil orco in taverna hanno assunto il nome di la versione vegetariana, quindi quella burro e salvia, salvia nel piatto, mentre invece l'altra selva in tavola. Mi è piaciuta l'idea di selva e salvia, quindi l'ho tenuta, ma ho dovuto diversificare leggermente perché poi avevamo timore che i clienti si confondessero. Cioè magari ti impappini o comunque mentre stai ordinando, mentre stai pensando a cosa bere, quindi magari vorresti dirmi salvia ma mi dici selva e tu magari sei vegetariano, quindi poi ti porto una roba che non puoi mangiare. Quindi ho detto ok, mi tengo il gioco di parole ma la parola dopo è diversa, quindi salvia nel piatto, selva in tavola. Quindi se mi dici il nome completo non puoi proprio sbagliarti perché ti suona in un altro modo. Oltre al fatto che in taverna c'è casino e noi non sentiamo. Certo, c'è anche quello. Allora, abbiamo 4 mascotte. Col cappellino, se riesco. Sempre momenti molto alti, devo dire. Sempre molti molto alti. Li cambiassi per la cucina così non si confondono? No, è abbastanza chiaro. È perché nel momento in cui leggi salvia, pure salvia, facile, selva, basta. Una volta che sai cos'è salvia, sai anche cos'è selva. Mi veniva selvia, appunto. Ci si impappina molto. Buon pomeriggio, Veon. Ringraziamo Trinità per il ritardo. No, non me lo dica, eh. Non me lo dica, eh. Quindi salvia in tavola, giusto? Non mi metta confusione, che poi mi sbaglio. Rivedremo il party di Lovecraft-esque. Non era Lovecraft-esque, eh? C'è stato anche un Lovecraft-esque e sulle tracce di Cthulhu. Cthulhu Trial. E starter set? Io penso proprio di sì. Il gruppo è lì, ogni tanto ci sentiamo, ci piace giocare fra di noi, ci divertiamo a giocare fra di noi. Per me sì, per me sì. Io ho anche già proposto un po' di cose. Adesso si avvicina l'estate, non so se partiremo a cavallo con l'estate, mi sembra una mossa poco vincente. E ho anche altre cose da tirarvi in testa nel mentre, però sicuramente le rivedrete. Magari col kit essenziale, magari con altre cose. Magari con tutto. Io parto domani per Modena e ho scoperto ieri che domani c'è sciopero. Ah! Ma geniale! Perfetto! Perfetto lo sciopero domani. Mamma mia, quanti ieri, domani, oggi? Il mio treno è partito solo con 8 minuti di ritardo. Dove 8 minuti di ritardo è un lusso! È un lusso, cioè se il mio parte 8 minuti di ritardo festeggio. Su Facebook quelli del Play hanno detto che dovrebbero esserci mezzi per la fiera. Sì, ma parlano dei treni? Non penso che abbiano controllo degli scioperi dei treni. Perché sta al conducente ferroviario stabilire se lui vuole fare sciopero o una che dice ah io voglio, sì, Modena lo facciamo. Sta al dipendente. Poi, magari si riferivano ad alta i mezzi per raggiungere la fiera, quindi non lo so, tipo i tram, gli autobus, però chi viene fuori da Modena. E non so perché non ho approfondito, perché arrivo in auto comodo. È giusto.
Probabilmente sarà una delle disgusto car. Bene, bene, bene. Servono anche quelle. Sennò poi siamo tutti a piedi così. Bello il treno, però. Come tutte le zone. No, ma in realtà la zona dove si tiene il Modena Play non è la classica fiera fuori da tutto in zona industriale dove intorno non hai niente. Cioè, veramente fai due passi e hai già tipo il Decathlon. Lo so perché io ho sempre parcheggiato appositamente al Decathlon. Penso gli autobus, sì, anche secondo me. Non è, per chi viene da fuori non è il top, però magari sono i pullman. Magari sono i pullman. Allora, signori, visto che siamo in chiusura di live fra poco, cioè mancano tipo 20 minuti, ma mi porto avanti. Sapete tutti cos'è questa? O qualcuno ancora manca l'informazione, eh? Sapete tutti? Ci ho speso dei soldi, eh? Mi aspetto grande entusiasmo. Grande entusiasmo, maledetti. Dalla stazione alla fiera ci si mette un'ora e mezza? Ma camminando in verticale, la madonna. Ci metto meno io. Ci metto meno io in macchina da Pavia. Ad arrivare a Modena. Sappiamo, magari se c'è il play. Ah, vabbè, dai, Kazan, magari qualcosa sopravvive e ci saranno altre occasioni in taverna. Se no, c'è una certa si ristampa. No, non è un problema. Non è un problema. In qualche modo si fa. E tornerà. Anche se si fa il sold out, e torneranno per altre occasioni. Non veniamo a Modena solo per la spilletta disgustosa. Ah, ok. Ok, buono, buono. Mi fa piacere, mi fa molto piacere. La tengo, la prendo e domenica sera quando gioco con te me la tengo in bella vista. Così saprai che mi puoi picchiare. La domenica, domenica sera? Domenica pomeriggio. Lei è una di quelle persone per cui la sera comincia alle 3 di pomeriggio, vero? Maledetto. Ho sessione con te alle 4. Ci vediamo stasera. Alle 4. Vediamoci pomeriggio. Ci vediamo dopo. Stasera. Se non ho cenato, non è sera. Mi oppongo a questa cosa, drasticamente. La sera è dopo cena, glielo dica Max. La sera è dopo cena. Posso scendere al compromesso del la sera è a cena. Cioè le due cose possono anche andare in concomitanza. Lo accetto. Non è necessariamente postumo, ma deve essere almeno contemporaneo. Su questa cosa non transigo. Non ha minimamente senso, che però è una presa di posizione che non mi sento di vedere venire meno. Colpa dei clienti del Nord che mi hanno messo in testa questa cosa. Ma posso dirti, Silver, che nella mia esperienza, da quello che sento io, è al sud che si dice buonasera molto presto? O mi confondo? No, io non ceno alle 16. Punto. Questo che alle 16 non dovresti dirmi buonasera, perché non ceno alle 16. La sera è dopo l'orario di inizio dell'aperitivo. Tecnicamente la sera inizia alle 18 e finisce a mezzanotte. Sono d'accordo, sono d'accordo. Buonasera scatta alle 17, sì, c'è questa diatriba 17-18. Secondo me, ufficialmente da Galateo sarebbe 17, di fatto secondo noi è 18. Perché 17 non sta ancora tramontando il sole, quindi che senso ha? Allora, statuto disgustoso della cronologia del mondo. Segnatevelo. La sera comincia dopo il tramonto. Se c'è il cazzo di sole è pomeriggio. Non c'è il sole è sera. È facile. Diciamolo come lo diceva Gesù. Quando non c'erano i computer, gli orologi. C'è il sole, è giorno. Non c'è il sole, è sera. Facile. Il sole sta spuntando, è mattina. È tutto buio, è notte. Facile. Così, come Gesù. Ma ci sto tirando la corda, eh? E sei nuvoloso? Ma Gesù ti direbbe il fatto che tu non lo veda. Non rende il sole meno presente. Gesù parlava così. Io lo so. Non chiedetevi. Fidatevi, basta.
non posso dirvi tutto. 6:12 mattina, 12:18 pomeriggio, 18 mezzanotte sera, mezzanotte 6 notte. È tollerato però dire 5 mattina. 5 di mattina. Sì, è tollerato, è tollerato. Molto zen, vero? Ma è vero. Male, no? Suona un carisma incredibile. Io comprenderei l'ora del tramonto nella sera, altrimenti la fa confusione con la notte. No, cosa c'entra? Cosa c'entra? Questo canale si dissocia dalle... Ma non mi sembra di aver detto assolutamente niente. Anzi, cioè, mi sembra di aver fatto fare una grandissima figura a Gesù, di una persona colta, pacata, molto zen, molto piacevole, molto carismatica. Mi sembra tutta roba positiva. Non vedo sinceramente quale sia il problema, signor Twitch. Se lei ci vede un problema, allora forse il problema è lei, signor Twitch. Forse è lei che è un po' blasfemello, eh. Cosa sta sfuggendo veramente di male? Cioè, potevo chiudere la live in tanti modi, questo è il più sbagliato di tutti. Proprio il peggiore di tutti. Io oggi ho detto, dai, ci guardiamo il video di quello scoppiato di Nicola, il cazzo. Il cazzo, non ci avevo guardato niente. E lo guarderemo settimana prossima. Ma io avevo uno spoiler. Per voi, lo volete lo spoiler? Facciamo un sondaggio così, giusto per divertirci, per spec... Suona. Così secco, easy, senza girarci troppo intorno. Fatto. La spider è sempre voluto, io chiedo, non si sa mai. No, non ho ancora visto il video di Elevator of Madness, lo recupererò appena possibile. Non è mio neanche quanto che fosse uscito, sai? Me lo metto subito in elenco. Così non me lo scordo post play. O anche tipo durante il play, non so, la notte, boh. Ah, eccolo qua. Ma non dovevo uscire sul canale ufficiale? Ma no! Ma è editato, sono 2:48 ed è editato. Se non lo editavano, 4 ore. Però, mi viene il dubbio che non sia quello giusto. Mi sembra che questo sia quello non edit. E poi, perché avevano detto uscire sul canale ufficiale Intel editato. Questo è sul canale Intel TV. E non mi sembra tanto editato. Non è editato. Non scambi la domanda su questa saga, non l'ho letta. Non l'ho proprio letta, dov'è? Ma dove l'hai scritta, scusa? Max. Ma è nel flusso... Ah, eccolo qua, nel delirio degli orari. Non so se ne avete parlato, ma questa saga lo ha iniziato. Questa saga, io sono un baker. Quindi in realtà avrei potuto iniziarlo da un botto di tempo. Ho deciso di non farlo. Non lo so perché. Avevo sentito il primo episodio, perché ero molto curioso di... Una volta che mi avevo fatto l'idea del primo episodio, ho detto, ok, lo voglio sentire tutto. Non dico in beach listening. Binge listening, non beach. Non dico in binge listening, ma quasi. Nel senso, cioè, voglio potermi sentire tipo uno al giorno. Quando metto lì, lavo i piatti, mi sento la mia puntata. Non mi andava di sentirle tipo uno al mese, una settimana. E ho detto, ok, sento il primo, mi faccio un'idea, ho capito l'idea, ascolto. Appena avrò recuperato tutto, ne parleremo. Magari invitiamo anche il Rosso, chiacchieriamo un po'. In descrizione dovrebbe esserci la versione editata. Non aveva più senso il contrario. Pubblichi la versione editata e in descrizione mi metti la versione non editata per chi se la vuole beccare... Per vedere il primo video di test di editing. Ah, è tirato fuori 54. Ah, è non elencato. Strano. Vabbè, un giro strano l'abbiamo trovato almeno. Dove aggiungi? Eccolo qua. Guarda più tardi.
Se ho proprio tanto sbatti e tanto tempo, guardo sia l'editato che non, così poi parliamo del ok, come ha funzionato, che cosa effettivamente si è tagliato, che cosa no. Dicevano di non essere soddisfatti della versione editata. C'è un bel taglio, eh. C'è un bel taglio. Cioè non ci avrei sperato nemmeno io, che sono più asciughi, più sono contento, ma da 2 ore 48 a 54 minuti... Minchia, sei bastonato forte. Per questo mi è venuta l'idea di dire, ma sai che quasi quasi. Sai che quasi quasi. Ma per farsi l'idea, no? Sperimentale, sì sì sì, vabbè, ma non è male. È una roba che nasce in live, quindi non è fatta per essere editata. È proprio costruita in un altro modo, quindi... E no, è male che sia sperimentale. La sabbia nelle orecchie deve essere una roba terribile. La sabbia nelle orecchie deve essere una roba veramente terribile. Stavo pensando qualcosa. Stavo pensando che devo prendere un treno. Sto pensando che abbiamo ancora 8 minuti. Stavo pensando. Stavo pensando. Esatto, Max, uguale, uguale, uguale. No spoiler, no spoiler, bravi. Bravi, bravi, bravi. Vi vedo sul pezzo quando si parla di spoiler. Siete pronti? Io importo, eh. Io importo, vi dico, vorrei un... Cioè, vorrei un po' di calore, ok, da parte vostra. Cioè, vorrei vedere belli... Belli, belli presi bene, insomma, eh. Mi raccomando. Perché, cioè, non si impegna a le cose. Poi... Ah, boh, va bene. Essendo, ah, va bene, non lo faccio più. Ma intanto... Io la butto lì. Io la butto lì in super anteprima, mentre io dovesse saperlo lunedì. Dovesse saperlo lunedì nel video di lunedì, che uscirà comunque, nonostante io sarò in fila, ci sarà comunque un video lunedì. E dovreste scoprire che... Ma a voi lo dico di già. A voi lo dico di già, dai. A voi lo dico di già, offro io, non vi preoccupate. Invece è un'anica molto comune, cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Io mi dissocio fortissimo. Bene, bene, bene. Una reazione... Consono. Sono soddisfatto, sono soddisfatto. Mi fa piacere. Mi fa piacere. Ho un botto di roba. Ho un botto di roba, vi dico, nelle ultime settimane ho accumulato cose. Ho detto, dai, nella prima maratona gliele butto in testa per me. Finisce tutto in questa. Cioè, bisogna impegnarsi per fare tutto in questa, perché c'è un bel po' di roba. Potrei spoilerarvi qualcosa? Come lunedì in fiera, no, lunedì sarò in post fiera. Quindi tipo morto, senza voce, 4 ore di sonno in 3 giorni, cioè questo genere di cose. Potrei spoilerarvi cose sulla maratona. Allora, vi dico l'unica cosa che non ho detto nel video che uscirà lunedì. Potrei anche farvi lo spoiler del video di lunedì, ma... Cioè, sarebbero veramente dei regali un po' troppo sugosi. Cioè, lì bisogna un po' meritarselo, anche quel genere di spoiler. Ce l'avrei qua pronto, ci metterei veramente un attimo. Non è che si può regalare così tutto, nel senso. Però mi sento di dirvi che... Non so se si sente. Si sente? Sì, si sente perché vedo che si muove la lineetta. Questo è il suono di una scatola molto piena. Molto piena, che aspetta di essere aperta da oltre una settimana. Ho detto va bene. Nella mia testa c'era già la maratona di giusto. Ho detto va bene. La tengo lì. Unboxing durante la maratona. Ed è. Questo è il suono di una scatola vuota. Questo è il suono di una scatola piena. È proprio. Se io tocco il cartone, sento che dietro c'è già qualcosa di super compatto. Magari per ora batti sul tasto manda spoiler. No, no, no. No, no. La scatola di zappi di Pringles. Mamma mia. Quanto mi servono, quanto mi mancano. Io non capisco come abbia fatto fino ad oggi a giocare senza i tappi di Pringles. Non capisco veramente.
Non ho veramente idea. Una scatola piena di manuali di Alien. Ma in realtà il manuale di Alien l'ho unboxato l'ultima volta. Ce l'ho qua. Ce l'ho qua, è una bestia. È ciccionissimo, non è alto, ma è ciccionissimo come manuale. Non riesco a prendertelo perché è sopra le scatole, quindi mi tiro in testa tutto e muoio, probabilmente. Però ce l'ho. Ce l'ho e me lo leggerò con gusto. Me lo leggerò con gusto perché me ne hanno parlato molto bene e mi intriga molto. So già un po' di cosine, i grossi spoiler. Spoiler tra virgolette, nel senso c'è le meccaniche veramente ficcanti mi sono arrivate. Però sono curioso comunque di approfondire, perché mi sono arrivate ma non so come funzionano. Intanto ricevo messaggini sfiziosini e rispondo in segreto. Super ciccione, esatto. Comunque posso dire che il mega puzzle con le mappe di D&D è quasi quasi mi tirerebbe. Ma allora, chiudo questa live con questa mia riflessione. Sapete che io non sono un grande amante sostenitore di Pathfinder, non è il mio genere, ok? Troppo 3.5 based come roba, troppo tamarro, troppa roba, troppo sfarzoso, troppo eccessivo. Non è il mio, ma capisco che ha avuto un successo clamoroso, lo gioca ancora tutt'oggi un botto di gente. So che la seconda edizione qualcuno la schifa, qualcuno l'apprezza, non entriamo nel merito. Però una roba gli devo dare credito. La mappa, la griglia di Pathfinder tutta la vita. La griglia di Pathfinder tutta la vita, perché non capisco perché la Wizard D&D, Hasbro, date la colpa a chi volete, non è capace di fare le mappe. Perché le fanno spesse e cartonate. Ma come ti viene in mente di darmi una roba cartonata? A me è disgustoso che mi siedo al tavolo e sono disseminato di birra e bibite e schifezze varie. E la prima volta che si rovescia un caffè, qualsiasi cosa, io la butto. Perché essendo cartonato assorbe. Quindi certo, la superficie su cui tu scrivi è chiamiamola, non mi viene il termine, mi viene ignifuga, non c'è niente, non si può bagnare. Infatti ci scrivi con i pennarelli ad acqua, ci scrivi poi cancelli, d'accordo, ma lo strato di mezzo è cartone, quindi oltre al fatto che se la pieghi lo rompi è plastificata, passiamo plastificata, idrorepellente se vogliamo fare gli scorreggioni, ma la parte di mezzo è cartone. E quello si bagna, si rompe, si spezza, nello zaino è un problema perché si imbarca tutto. L'altra invece è un foglio plastificato e tu pieghi, pacchetti quanto ti pare, lo ripieghi, lo arrotoli, lo pieghi su se stesso. Certo, non è fatto per essere piegato, ma non si rovina tanto quanto il cartone. In più, essendo carta plastificata, cioè ci puoi rovesciare sopra una caraffa così di idromele, certo ti rimane appiccicaticcio ma non si rovina. Quindi mi fai la griglia stronza, spessa un mignolo, mannaggia te, che non si può utilizzare e fa cagare. In più, tra l'altro, un mio amico ce l'ha e si scolla. Cioè, la parte sopra di carta plastificata su cui tu scrivi, fra aprirla, piegarla, rimetterla via e così, tende a scollarsi dallo strato di cartone, perché non è un blocco unico. Quindi fa due volte cagare. Fai quella roba lì. Qual è la tua risposta geniale a quella roba? Mi fai quella merda, ma a forma di puzzle. Così si rompe all'istante, perché sono dei pezzi che si incastrano fra di loro, quindi il cartone non è fatto per farsi troppa leva. Ma anche un puzzle qualsiasi, cioè se fai lo stesso puzzle quattro volte, qualche pezzo si sputtana, perché sono le parti che si incastrano, è molto più fine, quindi tendono un pochino di più a piegarsi. Ma come ti viene in mente? Cioè, secondo me a livello di qualità di prodotto è una cagata pazzesca. Secondo me, non ce l'ho avuto fra le mani, magari ha una qualità eccelsa, incredibile, magari in mezzo c'è un foglio di titanio, non lo so. Così sulla carta mi viene da dire, non capisco perché la Wizard non sappia fare le cose, cioè non sappia fare le mappe. E cioè, fanno giochi narrativi, è normale che, cazzo, hanno fatto la quarta. Cioè, avrai imparato a fare le basi su cui giocare e hai fatto un gioco da tavolo. Sì, ma se si sciupa la ricompri. Vabbè, se vuoi vederla sotto quel punto di vista lì, ok.
Io compro quella di Pathfinder e non si sciupa. La compro una volta sola. E costa meno, tra l'altro. Perché non c'è lo stato di cartone, quindi c'è meno materia prima, bla 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 bla. Noi dopo anni abbiamo preso la mappa a rotolo. È scomoda da portare, ma ha una qualità nel disegnare e cancellare. Ah, beh, questo non lo sapevo. Non sapevo ci fosse anche una qualità di... Ma secondo me lì sono più i pennelli che usi che non la superficie. La superficie penso che sia quella. Però, mi fido. Ci vediamo domani, Stattore. Ci vediamo domani. Anch'io. Oh, sono le 4. Signori. Con questa musica epica. Ci vediamo in fiera. Ho un treno da prendere. Mi scappa anche una discreta quantità di pipì. Questa cosa a voi non interessava, ma sti cazzi. Non so se ci sono live gli amici di Intail. Sì. Sì. Quindi io vi butto da loro. Salpiamo, perfetto, siamo arrivati appena in tempo. Perfetto, guarda, farlo apposta, non l'avevi fatto così bene. Non abbiamo un hashtag. Quindi l'hashtag di oggi è... Ci vediamo a Modena. Semplice, pulito, diretto, conciso, bello, disgustoso. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo in fiera per chi viene. Ci vedremo in un'altra occasione per chi non riesce a venire, non vi preoccupate. E vi scrivo dal treno. Vi scrivo dal treno, seguite Instagram, vi tengo compagnia. Ci teniamo compagnia vicendevolmente durante il viaggio. E buon pomeriggio a tutti, perché ricordate, la sera comincia alle 18. Ciao a tutti.